Signori, buongiorno. Sono le 8:10 di sabato 4 novembre e siamo a Lucca Comics 2017 Heroes, come è stata denominata quest'anno. Quest'anno per il parcheggio è un casino, perché hanno tipo blindato mezze strade, il solito nostro posto mitico in via Oberdan è stato blindato, appunto. Quindi, come vedete, come sto passando adesso, ho appena passato una strada chiusa alle macchine e ci dirigiamo quindi verso la biglietteria. Passiamo alla biglietteria della stazione. Questa è la fila per i braccialetti per un giorno e dato che noi abbiamo preso l'abbonamento per 2 giorni non c'è nessuno, quindi siamo top proprio. Eccoci qua. Buongiorno. Eccoci arrivati ai Games, come sempre sono le 8:30 tipo. Infatti c'è una piccola fila, ma niente di che, molto easy. Adesso lo bloccano, guarda, l'ho visto dallo in fondo. Mi sa che non deve farlo entrare. Questa è la situazione della fila 5 minuti dopo. Vediamo di quanto si allungherà. Ma possibile? Corri da là. No, ci stanno tutti a voi parlare, è proprio una... Siamo usciti dai Games, stiamo andando in piazza Napoleone o comunque lì in zona per iniziare a fare i nostri autografi come al solito. Cosplayer di Kuroro no Basket col basket. Signore aiutaci. Sono uscito adesso dallo stand per le firme della Bonelli. Sono stato tipo 2 ore in fila, sì, più o meno. Per Enoch non c'è stato verso e meno male avevo anche un volume di cozzi che poi andremo a vedere nei video acquisti. La fila per le firme è là dietro, non si vede. Però nel frattempo questa è la fila per entrare nel padiglione normale, per fare gli acquisti. Allucinante. Speriamo che ci riproveremo stasera, o se no domani, insomma, le occasioni non mancano, dai. Ragazzi, ci siamo rifocillati e adesso stiamo andando in un posto un po' particolare in cui non ci siamo mai andati. Diciamo, non è legato molto a Lucca Comics, ma più a Lucca, diciamo così. Fa sempre così con quelle zampette. Aspetta, ci vado all'altra parte. Il giardino, voglio vedere dall'altra parte che si vede. Anche dall'altra parte c'è la porta. Adesso ho un nana che è la
non faccio questo. Insomma, l'attrazione special guest di quest'anno è la Torre Guinigi, la torre più importante di Lucca, una delle poche rimaste dalle 250 torri di epoca medievale, infatti è del XIV secolo, una delle poche delle famiglie private che non è mai stata abbattuta o mozzata. E come si vede c'è un giardinetto pensile con dei lecci qua in cima e la vista è spettacolare. Siamo a Japantown per un incontro alla Cappella Guinigi sulla nascita dell'animazione giapponese, appunto nel 1800, tutte cose mega antiche. Thank you.
Questi personaggi insegnati sono tanti da i servizi di vita. Darman, che esca la Elfo? Il tuo comune Sparta? Arriva la fai che si va? Sì, morirò. Oppure il modo in cui bevi lo sa. Tassano? Amico, tu lo sa. Se gli erano più persone. Non è venuta, si arrangia. Allora blocco fila 3, 3 dall'inizio. 1, quella lì. La fila che c'è qui alle spalle, io lo guardo sul libro, che è il dominio delle lacrime, per gli amici del dominio. E vabbè, è una mappa che in realtà guardarla si dice subito che ha qualcosa di familiare, no? In linea di massima è un'Europa post-glaciale, alternativa di un passato di cui non sono rimaste tracce, quindi vedete che insomma sono riconoscibili le cose che conosciamo. E appunto è un posto dove c'è stata una grande catastrofe, sono stati 100 giorni d'ombra, che hanno appunto costruito questo mondo molto duro in cui fa molto molto freddo. Nella zona nord a Sgarò proprio ci sono sempre ghiacci, ma anche nelle altre parti non è che insomma faccia tutto questo gran caldo. E quindi è un posto dove è piuttosto duro vivere, dove esiste la schiavitù di vari tipi. Principalmente riguarda una razza, che è quella che abita a Tirra, l'isola che sta in mezzo al Mare Nero, ma c'è anche la schiavitù su cui è basata la magia, che infatti sfrutta delle creature che sono gli elementali, che vengono considerati dei maghi non senzienti, però in realtà sembra che non è esattamente così. Mira si stupì. Fino a quel momento nessuno le aveva dimostrato il minimo interesse. Le cure degli schiavisti erano solo il gesto di un padrone che cerca di salvaguardare una merce da cui trarre profitto. E gli altri schiavi l'avevano sempre ignorata. Io ti ho osservata in questi giorni, proseguì Taresia. Sei sicura che lasciarti morire sia la cosa giusta? Mira non si mosse. D'improvviso, ora che qualcuno si rivolgeva a lei, le sembrava di tornare a esistere. E faceva male. Ciao. Ciao, tu sei? Francesco. Oh, grazie, grazie un sacco, mi ha un bacetto. Ci vediamo dopo? Sì. Siamo sì. Noi? Voi dove andate? Andiamo da Bevilacqua a Ortolani. C'è un albergo che c'hanno... Si chiama Bevilacqua a Ortolani? No, spiegagli tutto. Io... No, no, da Bevilacqua a Ortolani. Grazie. Ciao, grazie. Allora, sto venendo via da un incontro con la Truisi. È stato molto interessante, ha presentato il suo nuovo libro. E era dai tempi tantissimi anni fa che non partecipavo a un incontro a lei dedicato, e infatti ho fatto anche due firme, che appunto sempre da tantissimo tempo che non le facevo. L'anno scorso l'ho beccata, ho fatto una foto lì sopra le mura così completamente a caso, però appunto firme non avevo fatte. Adesso, ultimo o penultimo appuntamento, ritorniamo alla Bonelli, sperando che essendo le 6 ci sia meno fila per fare le firme per Enoch. Allora ragazzi, siamo in fila per farci firmare il portfolio di Enoch. Questo è il casino che c'è alla Bonelli. Signori, abbiamo appena lasciato le mura di Lucca. Ci dirigiamo alla macchina. Con questo si conclude questo primo giorno di Lucca Comics. E niente, come sempre
ci lasciamo salutare dalla bellezza delle mura di Lucca con le sue luci e niente, ci rivediamo domani con tutta la banda. Ciao ciao. Buongiorno a tutti, secondo giorno di Lucca, domenica 5 novembre, casini NR5, perché qui il tempo è il demonio come prefissato e non come Conso che dice che il meteo è solamente un'opinione. Quindi un grande secondo me. Quindi niente, faremo una piccola sosta ai Games perché io devo fare ancora molte cose, perché ieri ho perso parecchio tempo alla Bonelli, quindi autografi di barbieri ancora da fare e tante altre cose. Anche se quest'anno ai Games comunque c'è molta meno roba e hanno tolto i videogiochi, insomma. C'è rimasto solo veramente poco, giochi a tavolo e qualche editore. Quindi niente, ci vediamo dentro. Dice che ti riconosce. Quali sono le sue prospettive a riguardo del tempo meteorologico in questi giorni?
Allora, le mie prospettive meteo riguardo al tempo di questi giorni, secondo alcuni studiosi che ritengono che siano delle concezioni astrali non in qualche modo correlate a quella che è la scienza esatta, ma bensì in qualche modo contemporaneamente essendo delle cose ancestrali ma anche metafisiche riguardo al concetto primario di esistenza, ma anche riguardo anche a concetti di natura, di psicologia infantile, anche di Freud. Di Freud, quindi di altri elementi che possono portare in qualche modo il panorama adimensionale a diventare in qualche maniera un rendimento più metafisico, come dicevo. In questo panorama si estendono degli individui che sono degli individui di carattere abbastanza ingegneristico, ma tali persone sono in qualche maniera correlate, come dicevo in precedenza, ad elementi di natura sessuata e di natura chiaramente non primitiva e virile. Bene. Grazie per questa perla di saggezza. Prego, prego. Siamo in autostrada e quindi piccolo video di considerazioni finali di questa edizione di Lucca Comics 2017. Partiamo da Casin. Questa edizione un po' floppata, è stato un po' un flop, perché secondo me gli organizzatori di Lucca quest'anno non sono stati ai pari degli anni scorsi. Perché? Perché secondo me, ovviamente nell'organizzazione, vabbè, non c'è niente di particolarmente nuovo, eccetto che nell'area games oramai non c'è più niente, cioè si mantiene saldo ovviamente lo stand della Mondadori. Ovviamente l'associazione lì degli studi tolkieniani mi sembra che vende roba di Tolkien, e poi ho apprezzato un piccolo stand Call of Salvini di questo gioco indipendente. Chiaramente fa piacere vedere queste cose, perché ovviamente gli sviluppatori cercano di finanziarsi. E poi per il resto ovviamente lì sta diventando sempre più un'area di giochi da tavolo. E se magari Games sono, sta diventando un'area di giochi da tavolo. Hanno spostato tutti i videogiochi in altri padiglioni, tipo Every Eye, Blizzard, che vabbè, il casino che c'era quando c'era tipo coso, LOL, lasciamo fare. Quando c'era quel mega palco con solo LOL era il delirio. Sì, Nintendo anche, sì. Insomma, hanno spostato tutto da altre parti, perché... e secondo me rendendo un pochino più disorganizzata la cosa. Che ieri sentivo dire gente che quando pioveva tipo i games sprofondano, perché alla fine sei su un prato. Quindi la Nintendo che si vede sprofondare il coso gli gira un po' il cazzo magari. Vabbè, questo è quello che dicevano. Poi per il resto ovviamente ci sono sempre i classici padiglioni, come il padiglione Napoleone, lì in piazza Napoleone, quello della Panini, quello della Shockdom, quelli di Japantown si mantengono comunque invariati rispetto agli altri anni, perché chiaramente oramai quelli hanno fissato un riferimento e non è che li puoi spostare più di tanto. Poi di quest'anno di nuovo cosa c'è stato? Ma più o meno uguale. Più o meno uguale, cioè, c'è ovviamente stata una grande cosa secondo me. Non sto
sto parlando ovviamente della fila che c'è per entrare in questa sezione di Lucca, ma la sezione dedicata a Stranger Things secondo me è stata una grandissima rivelazione di quest'anno. È stata veramente bella. I padiglioni poi di Netflix, Warner e compagnia bella, secondo me c'è poco nulla dentro. Cioè, non valga la pena neanche di essere messi se non metti dei contenuti, cioè sono proprio privi di contenuti lì dentro, capito? E quindi diventano un po' noiosi ovviamente. Io il padiglione di Netflix ci ho messo 40 secondi per visitarlo, 40 secondi, quello di Stranger Things molto di più, però vabbè, è così. Vabbè. Prince, prima esperienza a Lucca Comics. Niente, è stato, a parte il maltempo, è stato molto coinvolgente, perché ci sono tante cose da vedere, da comprare, e ti coinvolge a tutto per tutto, al 100%. Vai Prince, parla della tua esperienza di One of Us. La devo dire. Vabbè, ecco, diciamo, diciamo. C'era quest'anno, vabbè, c'era il 30° anniversario di One Piece, c'era la edizione Gold, limitata. One Piece Gold limitata a Lucca Comics. Ed è andata, cioè va a ruba, nelle prime ore della mattina proprio. Cioè, voi a che ora siete andati stamani? Alla Star Comics? 10 e mezzo. Ed erano belle finite. Io ieri non l'ho comprata perché avevo talmente tanta roba, non volevo aggiungere peso allo zaino, sicché pensavo di prenderla oggi, ma non c'è stato verso. La cosa brutta è che ne trovavi qualche copia ad altri negozi fumettari, diciamo, indipendenti, vendevano tipo 15-20 euro. Una cosa del genere. Una cosa del genere secondo me può essere anche perseguibile nell'albergo. Non lo so, ma infatti a un certo punto anche all'altoparlante hanno fatto un annuncio dicendo perché a regola c'era anche gente proprio fuori dagli stand per strada che te lo rivendevano, tipo proprio addirittura fuori dalla Star Comics. A prezzo egregiamente maggiorato. Ovviamente. Perché c'erano fatto questo annuncio all'altoparlante, non comprate il coso fuori, solamente all'originale Star Comics al prezzo di copertina. Solo che quando questo annuncio è stato dato erano belle finite. Belle finite. Era abbastanza inutile. E, vabbè, quindi ci accontenteremo della Silver quando uscirà nelle fumetterie. Forse. E niente. Per il resto la mia impressione è stata soprattutto ieri, perché oggi comunque vedi il fattore pioggia, comunque si girava, diciamo, meglio la città, c'era volendo anche meno gente, che comunque sabato è il giorno di punta. No, ma a parte la domenica sarebbe anche giorno di punta anche la domenica, perché sì, ma meno del sabato. Però complice il maltempo, secondo me ha falciato, come dicevo, gli spiriti di tanta gente che anche magari se non comprava il biglietto però non è proprio venuta, o magari è, nonostante sia venuta da fuori, ha visto il tempo dove davano allerta meteo, quindi non proprio noccioline, davano allerta meteo, è andata via prima. Anche se alla fine il tempo è andato abbastanza bene, è venuta una scrosciata parecchio allucinante all'inizio ai Games la mattina, però noi eravamo dentro fino a tipo mezzogiorno. Poi a mezzogiorno fino alle 2-3 non ha piovuto quasi nulla e è venuto quasi addirittura il sole. Poi ha ricominciato a varie riprese e così. Però dai, poteva andare peggio come erano viste le previsioni. Abbiamo messo allucinante verso l'ora appunto di pranzo, però è stato tutto il contrario, quindi vabbè. E una cosa che volevo dire, la viabilità pedonale all'interno della città è stata un po', cioè hanno voluto migliorarla secondo peggiorandola me, però per alcuni versi l'hanno peggiorata, nel senso, uso come esempio, qui ci sono fiamme, c'è stato un incidente mi sa, per segnare la strada. E ad esempio io ieri dovevo andare da Japantown e tornare alla Bonelli,
stata una corsa, cioè nel senso, a un certo punto e trovi le strade con viabilità pedonale a senso unico, quindi trovi lì, ti incazzi, poi parate, quest'anno ho visto non so quante parate, quindi anche lì rompono il cazzo, bloccano la strada e niente, sicché ci ho messo un monte di tempo per andare da Japantown alla Bonelli, alla fin fine non è neanche tanto lontana, però insomma ho avvertito questa cosa un po' caotica. Anche al fianco di Napoleone ci sono le due corsie. Disorganizzato. È stato un po'... non lo so. Magari essendo il primo anno ti trovi un po' spiazzato e così. Magari dal prossimo anno già ci hai fatto il callo e la giri magari già meglio, secondo me. E si vedrà. Secondo me doveva mettere più indicazioni anche tra le varie vie della città. Degli sì. Stand. Qualche indicazione in più non avrebbe fatto male. Vabbè, ma sai, ma quello è relativo. Cioè, alla fine se sei... Ora, non so dove si dava la mappa di Lucca. Alle biglietterie. Alla biglietteria. Agli infopoint. Ora, noi oramai siamo parecchio rodati. Sì, vabbè. Quindi oramai si sa praticamente tutte le strade. Però io l'ho detto. L'unico problema delle mappe è che magari non ci sono scritti i percorsi pedonali all'interno. No. Magari questa è l'unica cosa. Vabbè, poi per il resto non sono riuscito. No, oddio. Allora, Mirka l'ho fatto, Gumitan l'ho fatto. Alla fin fine ho fatto tutto. Magari non nelle quantità che avrei voluto, però sì. Perché oggi ho comunque saltato Troisi e un'altra volta Enoch, però li avevo fatti ieri. Quindi comunque sostanzialmente sono riuscito a fare tutto. Tanto due giorni almeno a me ci vogliono per fare le mie cose, come ben sapete. Eh sì, oramai due giorni sono rodati. Come volendo anche tre, ma vabbè. Tre sono troppi, troppi. E due forse sono troppo pochi, diciamo così. Tre sono troppi. Una via di mezzo. E per il resto alcune cose, come si diceva prima, tipo stand Netflix o Fox o Warner, per dire la Warner era più o meno tutto sì, Justice League, cioè nel senso ogni anno ormai sì, ma vanno a brand, quindi sì. Se non ti interessa lo salti a più e no, ma certo, senza dubbio, ma secondo me per dire, gli altri anni c'era quello di Harry Potter in Piazza San Michele, ma ci siamo andati ed era anche fatto bene. Posso dire una cosa? Allora, io dico questo riguardo allo stand della Warner. Te puoi anche fare il brand Justice League, però non mi puoi, cioè era comunque dire... fatto peggio rispetto no, a Harry Potter. Se ci fosse stato qualcosa di originale sarebbe stata una cosa diversa, perché ci sono lì 5 individui in plastica dove la gente si fa le foto davanti. È un set di The Big Bang Theory, ovviamente caruccio, però comunque bellino. Il resto non c'è niente. Cioè, l'anno scorso, quando facevano vedere Animali Fantastici, era bello vederla perché c'era tutti gli abiti del film, costumi da scena, costumi di scena. Capito? Sì, quello era veramente bellino. Era bellino da vedere. Poi sì, vabbè. Stand di Netflix, va bene. C'era anche gli abiti, ma c'era i giochini di Netflix del cavolo. Gli abiti della serie nuova di Star Trek, che per l'amor di Dio chi è appassionato può essere interessante, però cioè, la gente che guarda Netflix secondo me non guarda tanto Star Trek. Poi vabbè, sto pensiero. Poi vabbè, Assassin's Creed, lo stand degli Assassin's Creed non l'abbiamo visto, però mi è stato detto che è una piramide. C'è una piramide e basta sostanzialmente, quindi magari era anche da evitare. La cosa, Villa Bottini, io mi ci incazzo sempre su Villa Bottini, perché secondo me è uno spazio che non viene valorizzato. L'unica volta secondo me è stato quando quella fecero bella. Per Assassin's Creed Unity, sì. Fecero il codo di assassini, lo fecero lì con dentro tutte le mostre, tutti i vestiti dei giochi, potevi provare i giochi fuori, vabbè c'era la statua di Arno e basta, però comunque cioè all'interno è bella la villa, quindi non usarla è un po' vinculata, o forse non gliela vuole dare il comune, chi lo sa. Cioè quest'anno c'era giochi da ruolo, cioè non ci siamo neanche andati, nel senso giochi da ruolo dal vivo, però
comunque anche su quel giardino potresti fare tante cose belle, secondo me. C'è stato il ributtone Harry Potter davanti al Family Palace. Ah sì, quello alla fine non l'ho visto io. Che sì, c'era poi il castello di Hogwarts. Che... È bellino, sì. Ovviamente non va aspettato di vedere nulla di particolare, uno shop incredibile di Harry Potter, di roba di Harry Potter. Non è che c'è tante cose diverse, è uno shop atto per vendere, dove di bello c'è che te puoi fare la foto pagando ovviamente con il carrello e la foto con la macchina dei Weasley, quella ogni tanto va per i cazzi suoi. Poi per il resto ci va bene, ci sono tutte le persone vestite. Comunque, diciamo, considerazioni finali. È stato un po' così, complice il maltempo, complice appunto non abbiamo mai preso così tanta acqua a Lucca, eravamo sempre riusciti a sgamarla più o meno ogni anno, quindi niente, complice il maltempo, complice questo discorso della viabilità nel centro, complice un po' di disorganizzazione, è stato un po' un mezzo casino, però beh dai, diciamo quello che mi interessava a me si è fatto. Poi abbiamo visto dopo tanti anni di stand quelli in via Garibaldi, una piccola sorpresa, diciamo, nel senso, perché chi vuole cercare magari dei manga un po' più ricercati, un po' più vecchiotti, oppure è il top, oppure cioè serie complete, serie complete, esatto, per collezionismo lì è tanta roba, cioè ogni anno lo saltavamo a piè pari, cioè io ci volevo andare ma voi stronzi non mai, e quindi lo saltavamo sempre a piè pari, però molto belli, insomma rivalutati parecchio, e quindi niente, questa edizione comunque nel complesso peggiore secondo me rispetto a quella dell'anno scorso. Quella dell'anno scorso secondo me rimarrà almeno per me nel cuore, sarà che è stata l'edizione dell'anniversario, però veramente lo avvertivi nell'aria, c'era proprio qualcosa di diverso, qualcosa di secondo diverso. Me quindi quella rimarrà per tanti anni sicuramente la migliore mai fatta, quindi niente, con questo veramente concludiamo perché è durato anche fin troppo. E quindi niente, ci vediamo prossimamente con la seconda parte della mia camera, che però verrà sicuramente dopo il video acquisti di Lucca, in cui vi farò vedere tutte le mie solite cose e i miei acquisti. Quindi da Casini, ciao, e dalla New Entry Principe, ciao, e da Mistrel92 ovviamente vi diamo la buonanotte. È tutto, devi dire. Buonanotte è tutto, linea allo studio. Linea allo studio. Ciao ragazzi.